Buonasera a tutti, benvenuti al Blender Italia Live. Un caro saluto a tutti gli amici che si sono collegati adesso. Un caro saluto a Milena Nosari, ciao Milena. Ciao. Al nostro ospite Alessio Maiolo, ciao Alessio, Buonasera. grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie E un grande saluto al maestro Andrea Sciani, ciao maestro. a voi. Buonasera a tutti. Bene, bene Alessio, un appassionato di 3D, insomma, parlaci un po' di te, come hai iniziato, come è andata avanti questa attività. Allora, appunto il mio nome lo sapete, mi chiamo Alessio, ho 24 anni e questa mia passione è iniziata all'incirca 4 anni fa. E ho iniziato ad approcciarmi in questo mondo del 3D e ho investito una piccola somma di denaro per comprare un computer alla portata e ho scaricato come primo software ZBrush, il quale l'ho trovato molto difficile, di conseguenza ho mollato subito e poi ho conosciuto Blender. Dopo tantissimi tutorial, qualche corso, ho iniziato a produrre qualcosina. Delle tazze, delle palle da biliardo, un asciugamano. È il mio primo personaggio, un robot, che l'ho anche mostrato sul gruppo, oltretutto. E negli anni ho continuato, ho fatto la mia pratica, la mia gavetta, ecco, e adesso pubblico i miei lavoretti, che avrete visto sicuramente nel gruppo, l'ultimo Angry Birds. Ho visto, molto bello. No, Questa. adesso l'ho finito, Adesso l'ho finito. Ah, Sul bene, bene. gruppo Poi vedremo finito. l'opera conclusa. Sì, Ho sì, visto sì, sì. che fai molti rendering, oddio, molti rendering. Però ti sei anche approcciato a Minecraft, se non erro, giusto? Sì, assolutamente, perché Minecraft per me è un bel gioco, mi piace molto la storia e tutto quanto. Sono uno dei primi giocatori delle versioni dove non c'era una storia, dove era inesistente il tutto. Di conseguenza ho creato di alcuni personaggi, in questo caso lo zombie e il creeper, l'iconico creeper, la mia versione. Ok, che vedremo a breve. Sì. Ok, noi da quello che ci siamo detti anche in privato, tu non sei un professionista, sei un appassionato. A noi No, no, no. piace parlare con tutti voi della community. Piano piano vi stiamo raggiungendo un po' tutti. Quindi al di là del professionista o dell'appassionato, dell'artista, è bello avervi qua. Ci vuoi parlare, ecco, di questa esperienza in Blender, cioè come aver iniziato con un software 3D, perché ci siamo detti anche poc'anzi, insomma, tu nudo e crudo ti sei gettato in questo mondo. Perché il 3D? Allora, in realtà, se dobbiamo guardare indietro, il primissimo software che io abbia mai scaricato per fare animazioni di Minecraft, quando era uscita la prima versione di Minecraft, fu Cinema 4D. Ero piccolo, avevo all'incirca 13-14 anni. Solo che come l'ho aperto mi stava esplodendo il computer perché avevo un 4 giga di RAM. E l'ho chiusi e boh, finita lì. Mi è rimasta sempre un po', come dire, la cosa di fare una mia animazione. Però boh, poi ho preso tutta l'altra strada nella vita e poi appunto mi sono riapprocciato al 3D vedendo dei video tutorial di ZBrush. Mi piaceva, ho acquistato un computer appunto alla portata e ho iniziato la tavoletta grafica, quella Pro. Quindi tutto questo ragionamento è stato in funzione appunto di questo mondo, di Minecraft. Sì, esattamente, è iniziato tutto così. È iniziato tutto così. Ah, hai È visto. iniziato grazie alle animazioni di Minecraft, che avevo visto oltretutto su YouTube tantissimi anni fa. Se posso chiederti, io sono proprio di una generazione diversa dagli utenti di Minecraft. Ma che cosa ti ha colpito di Minecraft? Perché questo gioco è così popolare? Qual è il suo punto di forza? Allora, il suo punto di forza ad oggi penso che vada avanti ormai per nomea, perché è il gioco più venduto al mondo, ha battuto GTA 5 e Tetris. Per copie vendute Vabbè, al mondo più grande in assoluto. al mondo, esatto, Non ne 238 puoi milioni di altri. copie vendute, cioè strabiliante. Oltre quello, quando uscì ad allora fu un gioco che, come dire, è andato a rompere la barriera tra la grafica e la qualità del gioco, perché graficamente parlando, soprattutto le prime versioni facevano pena, sinceramente parlando. Eppure la difficoltà, perché all'inizio era molto difficile
trovare le istruzioni, cioè bisognava andare su internet, il gioco non le forniva. Adesso se dici, io credo che sia soprattutto lì, perché i miei figli, prima, ancora prima di iniziare con Minecraft, hanno cominciato a vedere i video di Lion, esatto. Hanno cominciato, sono entrati all'interno veramente di un mondo che è quello di YouTube, e quindi tutte queste spiegazioni. Poi è un gioco molto veloce, ho visto, perché comunque devi costruire, per ottenere un oggetto ne devi mettere insieme tanti altri, e questa cosa qua genera velocità, e credo che sia anche questo, oppure il fatto che comunque tranquilli non si sta mai, succede sempre qualcosa. E su YouTube, sì, questi YouTuber hanno creato delle vere e proprie storie, quando appunto ci dicevi che in Minecraft non ce n'erano storie, loro facevano delle storie all'interno. Forse anche da questo sono nate anche le storie poi su Minecraft, proprio per... Ognuno costruiva la propria storia, il proprio mondo, e poi all'inizio non c'erano limiti, non c'erano limitazioni, quindi c'era chi andava negli altri server, cito uno YouTuber capobastone, a spaccare costruzioni di settimane, il lavoro di settimane distrutto con la lava in 2 minuti, e ci faceva un video su YouTube... E faceva ridere il modo in cui lo faceva. Sono milioni di visualizzazioni, altro che... Milioni di visualizzazioni, assolutamente, assolutamente. E invece adesso ci sono i limiti, su un server spacchi qualcosa, si ricrea, ci sono i blocchi, è tutto diverso. Però comunque rimane sempre sul pezzo, ecco. Diciamo che Minecraft non è mai sceso dalla cresta dell'onda, sinceramente parlando. E poi ho visto che è anche molto utilizzato nelle scuole. Ma al di là di questo, ma con Blender cosa si può fare su Minecraft? Allora, Blender ci dà la possibilità di interpretare a nostro modo i personaggi, ovvero, come avete visto e come vedrete poi tra poco, i personaggi che ho fatto io non sono proprio fedeli. Li vogliamo far vedere questi personaggi? Assolutamente sì, condivido subito lo schermo. Presenta. A Walter non piace per nulla Minecraft. Effettivamente neanche a me, io non gioco a Minecraft in generale, vedo i miei figli che diciamo seguono le storie su YouTube, hanno seguito le storie su YouTube, hanno comprato libri proprio su queste, su tutte queste cose qua. Diciamo che veramente questi YouTuber hanno fatto veramente tantissima, hanno regalato tantissima fantasia utilizzando come strumento appunto il mondo di Minecraft, che è un mondo suddiviso in tante figure, no? Questo qua che figura è, ad esempio? Questo qui, per esempio, è il Creeper, che vado un attimino a farvi vedere la render view, sarebbe lui. Normalmente l'avremmo visto tutto quadrettato, no? Questa è la versione. Sì, normalmente, diciamo... normalmente sì, però appunto ho voluto comunque mantenere le linee guida di Minecraft, soprattutto per quanto riguarda la testa, però a modo mio ho fatto il corpo prendendo anche dei spunto da altri artisti che l'hanno fatto simile in qualche modo, il corpo o anche le zampe, in questa maniera un po' spaventosa, ecco. Sì, sì, diciamo la versione tridimensionale, diciamo, di alta qualità, perché su Minecraft appunto la qualità è pessima, cioè pessima, è una qualità cubettosa, fatto proprio... il fatto che praticamente nelle scuole venga utilizzato proprio perché la costruzione a cubetti, no? Sostituisce un pochettino i Lego reali, no? Questi invece sono tanti cubetti che tutti messi insieme creano una figura generale. Simone ci dice, io ho un figlio piccolo che passa ore a vedere i video, pure i miei figli hanno passato davvero tante ore, Lion è uno dei loro target, quindi ambienti, modalità creativa, possono, sì, esatto, Lego digitale, come dicevo io. E qui invece vi presento lo zombie. Lo zombie adesso stavo creando poi con la nuova funzione le asset pose per fare velocizzare un po' il processo di animazione, perché i personaggi sono riggati. Non vedo tanti, diciamo, tante persone che realizzano questo tipo
di oggetti, cioè ispirati a Minecraft. Tu, diciamo, sei uno dei pochi che ho visto che lo fa. Sì, c'è qualche artista noto, Jake Fellman, ne cito uno, che fa delle animazioni di Minecraft, davvero, potete trovarlo su Instagram, è qualcosa di allucinante. Cioè, è proprio bello, bello, bello da vedere, cioè proprio da gustare, ecco. E un po' anche ho preso spunto da lui, nel senso, questa cosa qui la facevo già da prima, però il suo stile di fare le animazioni mi piace molto, ha uno stile tutto suo e ha interpretato il mondo di Minecraft a modo suo, però appunto secondo me su alcuni personaggi, non su tutti, è un po' uscito dalle linee guida, ovvero il classico personaggio rettangolare come potete vedere dello zombie, come un po' ho fatto io sul Creeper. Sul Creeper sono uscito anche io, mentre invece sullo zombie stessi vestiti, comunque stessa tra Hai virgolette, mantenuto, sì. Sì, sì, rispetto al Creeper sì, molto di più. E mi piace. e quindi Sì. questa, tu, la tua idea è quella poi di creare dei video ispirati al mondo di Minecraft. Sì, e mi piace anche fare. Ho fatto un'animazione Pac-Man contro Minecraft, dove ho fatto il Pac-Man che appunto va a rompere le scatole allo zombie. Lo zombie gli tira un calcio e lo butta poi nella lava. È un'animazione molto semplice, carina. Sto imparando anche ad animare, molto molto difficile, davvero difficile per le mie competenze. E adesso appunto sto creando personaggi anche di altri giochi come Angry Birds, che oltretutto è il mio ultimo lavoro, che vi presento Sì, io ho visto immediatamente. tutti e due i film di Angry Birds. Perfetto, ho preso spunto un po' dal film per quanto riguarda il pelo, in quanto le piume è davvero difficile, cioè, fare un pelo totalmente di piume. Ecco qui. E poi vorrei fare anche Angry Birds contro Minecraft, quindi contro il Creeper, che il Creeper anche lui ha la caratteristica di esplodere, quindi Angry Birds esploderà, il Creeper esploderà e sarà una cosa Una carina. bomba Tutto atomica. fai tu anche rigging, fai tu anche il rigger poi. Allora, il rig in questo caso qui dell'Angry Birds non l'ho ancora fatto in quanto è il mio ultimo personaggio. Chiudo quindi questo file qua, vi faccio vedere poi il render finito. E apro. Allora, mentre invece i rig, questo qui è quello del Creeper, per esempio. Ve lo metto in pose mode così potete vedere meglio. Quindi un La rig posizione con la cinematica inversa per quanto riguarda le zampe. Lo faccio vedere anche in render view. Ho rigato la bocca, la testa. È un rig che funziona abbastanza bene. Cioè, per l'animazione che devo fare io funziona abbastanza bene. La caratteristica del creeper di allungare la bocca l'ho aggiunta io, tipo a mo' di film Bello. horror. Scary movie. Sì, tipo una roba del genere, esattamente. Funziona. Diciamo che non è perfetto, ci sono alcuni piccoli problemini, ma comunque bene o male le ossa funzionano bene. E il rig l'ho realizzato in circa 1 o 2 orette, in realtà. Blender, ecco, la cosa bella di Blender ti dà la possibilità, anche se non sei un professionista, se non sei uno che è stato, cioè che faccia solo quello, rigging dalla mattina alla sera. Ti dà la possibilità di ottenere un ottimo risultato in maniera abbastanza semplice. Sì, c'è Cioè, il testo l'automatic wait. lo segna lui, quindi L'importante questo. è creare appunto la posa dove gli oggetti non siano troppo vicini, in maniera tale da creare delle influenze quanto più ottimizzate possibili. Sì, esattamente, esattamente. È molto importante appunto imparentare bene le ossa e poi scegliere bene le dimensioni delle ossa, perché se io avessi scelto per esempio nell'occhio un osso troppo grande, mi avrebbe praticamente preso l'influenza di tutto l'occhio. Cioè, invece così è abbastanza una cosa mirata, per dire. Adesso c'è errore di visualizzazione. Sì, volevo spiegare giusto velocemente un attimino in che cosa consiste.
la mesh, il mostro che ha realizzato Alessio, è praticamente con un contenitore di ossa, che sono queste, queste, chiamiamole mesh, in realtà non sono delle mesh, queste figure, diciamo, piramidali, no? Sono i bones, le cosiddette ossa. Queste ossa hanno la capacità di muovere masse di vertici a secondo, in maniera, cioè praticamente trascinano masse di vertici in maniera ponderale, cioè con una influenza più o meno forte. Chiaramente il peso di queste ossature deve essere regolato, perché dove finisce un osso magari ne inizia un altro, e vanno in contrasto i due, e potrebbe un osso trascinare vertici indesiderati, no? Allora si fa una regolazione. Una regolazione di base, diciamo una, ecco come ci sta mostrando Alessio, la parte rossa è quella più influenzata e quindi trascinerà maggiormente masse di punti, e come potete vedere c'è un gradiente di colori che appunto regola più o meno l'intensità dell'influenza. È chiaro che se io metto, per esempio, in una mano, metto due dita vicine, potrebbero queste ossa influenzare i vertici di questo dito, no? E quindi poi deve essere regolato, diciamo, in un secondo momento. Per fortuna Blender dà anche la possibilità di regolare appunto l'influenza, quindi gestire in maniera oculata appunto le masse di vertici che devono essere trascinate da un osso anziché da un altro, anche se sono adiacenti, quindi è abbastanza si controllano abbastanza bene questo tipo di operazioni. Appunto, come diceva Alessio, la fase iniziale che da Blender, con l'automatismo da Blender, quindi automatic weight, ci dà la possibilità appunto di regolare, di far regolare in automatico questo tipo di influenza Blender. Poi magari qualche piccola correzione ci sta, ma per il resto è abbastanza ottimale come lavoro. Gioie e dolori, Alessio. Gioie e dolori di Blender, cosa ci dici? Chiedo scusa, puoi ripetere che non ho sentito bene. Grazie per la spiegazione. Volevo sapere se le gioie e i dolori riguardo Blender, no? Che cosa ti piace e cosa non ti piace di questo software? Cosa cambieresti? Allora, di Blender mi piace quasi tutto. Una cosa che lì c'è da mettere in discussione se stessi. Io, per esempio, la fisica non ho mai imparato bene a utilizzarla su Blender. Quindi alle volte non so se è limite del software o è limite mio, della mia conoscenza. Magari poi, usandola meglio, si potrebbero appunto ottenere risultati migliori, soprattutto per quanto riguarda il fuoco, queste cose qui. Oltre quello, una cosa, secondo me un tallone d'Achille di Blender, sinceramente parlando, è la gestione di un alto numero di vertici. Quindi quando andiamo a scolpire, quando andiamo ad aggiungere del pelo su una mesh con comunque quasi un milione di vertici, per dire, Blender inizia a fare fatica, nonostante io comunque abbia un computer di 128 giga di RAM, un processore decente che è i7 11700K, non voglio dire una cavolata, poi una scheda video, una 3080 RTX, nonostante questo, su, per esempio, ed è per questo che uso ZBrush, quando vado a scolpire magari mi servono 4-5 milioni di poligoni, ZBrush li tiene benissimo, arrivo anche a 40-50 milioni, poi lì inizia a scattare, mentre invece su Blender superati i 6-7 milioni inizia a diventare difficile, nonostante non ci siano magari modificatori, perché per carità, se andiamo a combinare la funzione di più modificatori insieme, mi va a scattare. Ma se posso chiedertelo, perché 128? È davvero una quantità enorme di RAM? Avevi un'esigenza particolare? No, in realtà no. In realtà ho voluto fare un upgrade, io ne avevo 32 e bastavano, DDR4. Però ho detto, la differenza di prezzo non era così sostanziale, e ne ho messi 128. Sicuramente l'ho fatto anche un po' in maniera, tra virgolette, da neofita, ignorante, che non ha valutato che
Io per quanto possa avere un elevato numero di giga di RAM, cioè alla fine il software ha i suoi limiti. Poi per carità, magari non c'entra al 100% la RAM con il numero di poligoni. Perché quella no, è una questione di programmazione. ZBrush nasce per far quello, quindi esatto. È ottimizzato e chiaramente è conosciuto proprio perché riesce a fare... Perché ZBrush è un programma che fa scat come ne fanno tanti altri programmi. Certo. Ma chiaramente perché è conosciuto? Proprio per questo discorso che fai tu, cioè riesci a muovere in maniera immediata tantissimi milioni di poligoni come se nulla fosse. Avevamo avuto un ospite qualche tempo fa che ci aveva spiegato perché ZBrush riusciva a fare queste cose. Perché sì, ti ricordi che ci aveva spiegato che era come se noi lavorassimo in 2D in quel momento, poi ogni volta che ruotavi la vista lui riformava la visuale. Sì, c'è il trucco, chiaramente. C'era un trucco che però è efficace, insomma. Che è molto efficace, chiaramente. Però ti cambia, cambia totalmente. Cioè, infatti il mio workflow per un personaggio richiede più software. Io parto con appunto Blender per il blocking, poi esporto su ZBrush per la scultura dei dettagli, dopodiché reimporto in Blender per la retopologia e esporto la retopologia e la mesh ai poli, ad alto numero di poligoni, su Substance 3D Painter, faccio il baking, creo le texture, i vari materiali, quello che mi serve, dopodiché reimporto in Blender, creo il rig, e nel caso il lighting, la scena, tutto in Blender. Il render in Blender è eccezionale, Cycle funziona benissimo. Sì. Non ho provato molti altri motori, non lo cambierei. Simone giustamente ci dice, in ogni caso anche Blender si riesce a ottenere un livello di dettaglio dello sculpting importante. È vero, tant'è che in questi ultimi anni è davvero migliorato lo sculpting Blender. Certo, non arriva a quei livelli, però è assai migliorato. Sì, assolutamente. Blender è molto forte, in tutto è molto forte. Poi nella cosa specifica magari perde un pochettino, però comunque... Teniamo conto che in realtà io non ho quelle esigenze, cioè io uso ZBrush per una questione di praticità, di comodità, però di per sé, cioè una mesh, per quello che sto facendo io, anche per quello che avete visto fino adesso, potrei richiedere un po' meno, ecco, cioè sinceramente parlando. Cioè, come ci chiedeva prima Phoenix, ci fai vedere la griglia di questo modello? Assolutamente sì. Allora, questo qui è quello del creeper. Allora, quella del creeper, faccio solo un attimino. Ok, allora, la griglia, mi nascondo il rig così la vedete meglio. Questa è la griglia. È abbastanza semplice questo. Sì, eppure appunto, avendo fatto il bake su Substance Painter, e con un livello di suddivisione di 2, come possiamo vedere in viewport e in render, riusciamo comunque ad avere un ottimo livello di dettaglio. Poi se lo mettiamo a 0 è un po' più squadrato. Nel caso volessimo risparmiare memoria, lo mettiamo a 1, comunque il suo risultato già lo mostra bene, cioè a 1. Poi vabbè, io lo uso a 2, però comunque va... Quindi tu hai creato questo oggetto, questa mesh, hai utilizzato lo sculpt ad altissimo livello, poi hai fatto il bake delle texture e lo hai messo in modello a bassa risoluzione. Esattamente. Esatto. Così io riesco ad avere la qualità dei dettagli al 95%, mettiamola così, una cosa che dico io, una statistica che dico io, il 95% del dettaglio trasferito su una mesh che comunque, come potete vedere, è qua di poligoni, dove c'è scritto TRIS 5618, quindi io la reputo una low poly, sinceramente. Per animazione va benissimo, difatti abbiamo un rig molto fluido, cioè quando andiamo a muoverci. Mi è capitato invece su altre mesh che ho fatto ad alto numero di poligoni che questo già non era possibile sul mio computer, su Blender non era possibile, mi scattava tutto quanto con l'alto numero di poligoni. Sì, l'alto numero di poligoni, esatto. Invece con questo qui riusciamo comunque a mantenere una buona qualità di dettaglio per quello che serve a me, per le mie esigenze,
è comunque ad avere un'ottima fluidità e poter lavorare bene, quindi creare delle pose e con la nuova funzione di Blender. Questo qui, cioè, questo per gli animatori è... Io non sono animatore, però questo qui per gli animatori è un casale. Appunto, sono le varie posizioni salvate che alternate sì. nella timeline ci danno la possibilità di creare la camminata. Sì. Di creare la camminata in pochi minuti, se anche non perfetta, comunque una camminata abbastanza credibile. Poi chiaramente premetto che è da perfezionare i dettagli e tutto, e premetto che sto imparando ancora a usare queste nuove funzioni. Però comunque rispetto sicuramente a qualche versione fa, una cosa del genere è comodissima e la utilizzo sia per il creeper che lo zombie, e la utilizzerò anche per Angry Birds, il quale avrà solo il rig delle animazioni che fai, chiaramente. Esatto, esattamente, è troppo comoda come funzione. Scusa Alessio, qual è quella funzione per salvare le... Mi interessa, ma non la devo ancora vederla. Qual è quella funzione che usi per salvare le pose? Allora, supponiamo che voglio appunto creare una nuova posa, ok? Allora, vado a selezionare le ossa che mi interessano e creo la posa. Dopodiché posso decidere se applicarla solo su queste tre ossa che ho mosso o su tutta la mesh, e vado a fare create pose asset. Scusate, il mio inglese è assurdo. Create pose asset. E la va a creare. Una volta creata, possiamo rinominarla. Schiaccio la N in modo tale che mi esca il menu qua. E la chiamiamo prova. Quindi adesso io vado a selezionare le ossa interessate e lo porto in una posa di default, per dire, che è questa. Mi serve quella posa lì, quindi prova, la schiaccio, la clicco, la applico, e come potete vedere va a portare le ossa esattamente come le ho messe prima, come le ho salvate io. Mischiando, tra virgolette, queste funzioni con l'inserzione automatica dei keyframe, riusciamo a creare le animazioni abbastanza velocemente rispetto al stai lì e fallo in ogni momento. Certo, grazie. Quindi poi va semplicemente, diciamo, ricontrollata minuziosamente per vedere se ci sono dei correttivi da fare. Assolutamente, assolutamente. Quello sì. Comunque siamo liberi poi di muovere, per esempio, in questa camminata qui c'è un errore che è errore. Come potete vedere, il creeper non ha... Adesso in side view mi fa vedere errori di visualizzazione, però... Comunque, come potete vedere, il creeper non alza mai la gamba. Non alza mai la gamba. È solo una camminata dove striscia... Striscia le gambe, sì. Esattamente, striscia le gambe senza alzarle. Quindi questo è un errore che comunque si può aggiustare. Per l'ultima animazione che ho fatto del creeper non l'ho aggiustato, non si nota neanche, lo noto io che lo so. Però sicuramente in futuro dovessi fare un'animazione più lunga, dove il creeper andrà a camminare di più, e chiaramente da aggiustare. Però del resto comunque ci permette di fare veramente tanto, cioè tanta roba a Blender. Tu sai che gli animatori sono, diciamo, molto rari e richiesti. Sì, ne cito uno e lo saluto, Gianluca Fratellini. Ogni tanto rompo le scatole chiedendogli un aiuto, una mano, e lui giustamente non è che può starmi dietro, però molto gentile, e lui... grandissimo animatore, complimenti, sì, è davvero difficile. Prima di animare non pensavo fosse leggermente più semplice, vedendo anche delle animazioni di Minecraft che hanno fatto ragazzi come me o anche addirittura più piccoli. Ho sottovalutato la cosa, mentre invece assolutamente farlo è una cosa, possiamo farlo tutti, farlo bene, davvero richiede davvero tanta pazienza, tanta voglia e tantissima capacità, davvero. Quindi complimenti a chi anima. Complimenti a te che ci stai dedicando. Le tue fonti? Grazie. Le tue fonti, dove stai studiando l'animazione? Cioè, tutto quello che stai imparando, da dove lo stai tirando fuori? Allora, per la maggior parte, persino mentre lavoro, imparo. Ovvero, seguo tantissimi tutorial su YouTube. Cioè, qualsiasi cosa
io non sappia fare, per esempio nell'ultima animazione dove ho fatto le fiamme di una torcia, non lo sapevo fare. Quindi la prima cosa per semplificarmi il lavoro è cercare un add-on, molto semplice. Poi valuto un attimino se è un add-on che, tra virgolette, in base al costo, in base alla possibilità, in base a quello che fa realmente, se serve a me, cerco di semplificarmi il lavoro. Altrimenti devo impararlo, assolutamente. E quindi tutorial, tantissimi tutorial per qualsiasi cosa. Su YouTube, maggiormente tutti su YouTube. Bene, bene. E con questo ne approfitto per farvi vedere... una versione primordiale dello zombie. Angry Birds finito. Questo qui è la vista laterale. Questa è una scena che avevo fatto con lo zombie. Questa è la crafting table di Minecraft. Questa è la testa dello zombie. Qua ancora è stato proprio primordiale. Ah, il creeper l'avete già visto. E questo è Angry Birds finito, il mio ultimo personaggio. Adesso poi farò il rig sul becco, farò la lingua e basta. Non chiuderà mai gli occhi perché non ho... Per gli occhi ho utilizzato un add-on che si chiama Auto Eye e mi trovo molto bene, ti dà la possibilità di infinita di creare occhi, persino di fare il bake della texture, quindi puoi molto semplicemente di applicare. Questa è la parte posteriore. Ho aggiustato, come mi avete consigliato voi sul gruppo, ho cercato di farlo più simile alle piume possibile, chiaramente per quanto possibile. Perché appunto... Il risultato è convincente. Bello, sì. Convincente. Sì, da lontano abbastanza, poi se andiamo proprio a cercare da vicino, ci sono appunto alcuni piccoli errori, piuttosto che... Vabbè, ma se noi andiamo ad analizzare tutti i filmati realizzati in 3D e li andiamo a vedere fotogramma per fotogramma, anche quelli della Pixar ci sono errori, chiaro. Nella logica dell'animazione in generale, molte cose saltano, sfuggono, a volte sono proprio errori palesi, o addirittura veramente degli sgorbi, che neanche ci fai caso perché giustamente nella velocità dei fotogrammi non ci fai assolutamente caso. Vorrei come dire, incoraggiare tutti i neofiti e farvi vedere, ho reperito queste immagini, le potete trovare sul mio profilo di Facebook, lo scaricate poco fa, chissà dove me la scaricate, ecco come non detto, vabbè, apro la pagina di Facebook un attimino, vorrei farvi vedere comunque i miei primissimi proprio lavori. E che questa cosa serva, tra virgolette, a incoraggiare tutto e tutti, perché per farvi vedere da dove sono partito proprio io, cioè questo è stato uno dei miei primi render. Quindi se voi riuscite a fare questo, potete benissimo, seguendo i corsi di Andre Sciani, seguendo YouTube, seguendo tutte le fonti che volete, con tanta pratica e pazienza potete arrivare a dove sono arrivato io e persino, cioè, andare tantissimo oltre, perché io sono abbastanza, tra virgolette, cioè devo ancora imparare davvero tanto, però con tantissima dedizione riuscirete a fare da questo ai personaggi che avete visto, con tantissima dedizione. Questi sono i miei primi render, questa è la mia prima peluria per quanto riguarda l'asciugamano. Questo è il mio primo personaggio, uno dei miei primi, come potete vedere la qualità rimane un po' quella che è. Ma guarda, qua è sempre la luce il problema, se no alla fine un soggetto. Ci sono queste, questa scrivania, questo già quasi. La modellazione ci siamo, ma il problema era solo ed esclusivamente la luce. Tu sei cresciuto molto probabilmente proprio con l'illuminazione, con il set delle luci, eccetera. Assolutamente. E vabbè, queste sono foto del profilo. Questa è la macchina fatta in 3D? No, quella è una foto della macchina di mio amico, oltretutto. Questo qui è uno scudo spartano. Ecco, qua ho iniziato l'approccio con Substance Painter. Infatti si può vedere benissimo, tutto texturizzato con Substance Painter. E i grafici. Lì si è iniziato a vedere la differenza. Questa è la versione wireframe.
Michelangelo ci chiedeva come hai fatto i capelli di Angry Birds, le piume, no? Il piumaggio. Hai utilizzato il nuovo sistema per i capelli che hanno integrato su Blender o hai utilizzato qualche trucchetto in particolare? Allora, in realtà io uso la versione 3.4.1, la quale penso che non abbia questo sistema, e nel caso lo avesse non l'ho usato. Ho semplicemente sbattuto tanto la testa per perfezionarlo. Come avete visto, la differenza da quello che avevo postato nel gruppo all'inizio non era, tra virgolette, consono alla linea guida di Angry Birds, quindi mi sono messo lì con tanta pazienza e l'ho fatto. Allora, una funzione che vorrei farvi vedere, appunto, del pelo, che merita di essere sottolineata, ve la mostro subito, apro solo il file. Una cosa che mi dà la possibilità di ottenere questa forma qui. Allora, innanzitutto dobbiamo avere dei children. Io l'ho messi interpolated perché simple non è cosa. Il clamping, questa funzione qua, il ciuffo si modifica tantissimo. Se io facessi così, tirando solo su un punto, cioè, come avete visto, abbiamo perso totalmente la forma. Quindi, per avere la piuma, deve essere qui sotto, qui dove sto indicando con la freccetta, se riuscite a vedere, dove c'è la curva, una mezza piuma in questo caso qui. La curva deve essere così. Un'altra cosa, ho un pochettino provato e pacioccato qua, con quest'altra curva. Roughness, scusate la mia pronuncia, comunque non sarà mai peggiore di quella di Francesco Andresciani. Ecco, appunto, stavo per dire io. Io poi questa... no, basta, ho deciso che adesso imparo l'inglese. Sarebbe utile imparare l'inglese, molto molto davvero, in questo mondo soprattutto. Ma sarebbe utile, perché poi magari a quest'ottobre viene ad Amsterdam con noi e viene alla Blender Conference. Potresti incontrare tutte quante le persone. Cavolo. Che mi sarebbe sempre piaciuto partecipare, ecco, non ho mai avuto la possibilità, non ho mai fatto, però mi piacerebbe. Noi il 27 di maggio siamo a Napoli con Blender, che è la versione italiana della conferenza, quindi se volessi partecipare il 27 maggio a Napoli, va bene? Mi farebbe piacere, però purtroppo io lavorando in un negozio non chiudo. Quindi è molto difficile, però non è detto che in futuro io non riesca a trovare il modo. Da quale città ci stai contattando? Da Torino. Da Torino. Ma magari niente di strano, l'anno prossimo saremo a Torino. Esatto. Nel caso fosse così, allora cioè, sarebbe proprio l'ideale. L'hai detto. va bene, non anticipo niente. Ok, siamo arrivati alla fine. Alessio, io ti ringrazio davvero di cuore di aver accettato il nostro invito per farci vedere tutte queste cose. Tutto molto bello, interessante. In futuro, se vorrai, contattaci e parleremo ancora con te per le novità che ci vuole portare, ok? Vi raccomando, non andate a letto, ma rimanete collegati e andiamo tutti quanti sul canale di Milena in diretta con Milena. Se mi passi il link, Milena, lo metto anche in chat, così gli amici possono raggiungere il tuo canale con facilità. Sta arrivando il link, lo trovate anche su YouTube, va bene? Anche tu, Alessio, se vuoi, continuiamo questa serata sul canale di Milena e poi dopo in diretta con Milena avremo chiaramente Aspettando la Mezzanotte di Francesco Andresciani, con me, Milena e Pix di Chito. Ok, allora, Alessio, vi ringrazio e vi saluto, perché vado a dormire adesso, cioè finisco giusto due cosette qua con Angry Birds, poi vado a dormire. È stata davvero una bellissima chiacchierata, saluto tutti quanti, ringrazio ancora il gruppo per i consigli, mi sentirete, mi vedrete più spesso, spero di lavorarci tanto per i miei progetti futuri. Potete seguirmi su Instagram, Alessio Maiolo
trattino basso, oppure rimanete aggiornati tramite il gruppo. Ottimo. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao caro, ciao, ciao a te. Un grande saluto a tutti quanti. Ci vediamo su canale di Milena. Non andate a dormire. Ciao. Ciao.